Previously on Nerd Kitchen. Io avevo messo tutte le protezioni possibili. C'è solo una persona che è rimasta qua. Nicola. Allora va bene, la faremo a modo mio. Sei fuori dai Topic Hunter. Andiamocene. No, dai, Andre. No! Che gli ho fatto il canale, gli ho fatto anche lui, però adesso mio cugino si che sarà contento. Sigla! Leone di internet! Leone di internet! Un ginger e un ciccione che fanno da mangiar. Leone di internet! Leone di internet! Ma il ginger è anche Leone di internet! Leone di Internet Kitchen, l'unico programma che ti ricorda che i Topic Hunter fanno schifo. Prima di iniziare con la ricetta di oggi volevo fare un saluto alla mia ragazza Barbie Xanax e un saluto ai miei amici di Staff Staff, e anche volevo salutare poi Yotobi, perché Yotobi a me piace tantissimo e anche la sua ragazza è brava, volevo dire. Poi allora niente, facciamo una ricetta che facciamo col burro, un po' di burro, poi lo facciamo con l'olio, questo qui che è olio, poi facciamo con l'altro olio, però questo è di vetro, facciamo con l'aglio perché è l'aglio italiano, con l'aglio, e poi col colorante rosso, questo qui, col colorante, poi c'è anche quella cosa lì, quella che è andata nel giveaway, pezzo merda, ti ho preso, aspetta. Adesso sei sistemato per le feste. Guardalo qua il pezzo di merda. Scusami se ti ho accusato l'altra volta, ma avevamo dei dubbi che ci avessi tutto chiaro. Com'è entrato tra l'altro? Non ne ho la minima idea, però sappiamo che non sei tu comunque. Nessun problema. Hai veramente sospirato di te, ma dovevo tirarlo in gallo qua dentro. Dovevamo pensare che i Topic Hunter erano morti. Ma cosa facciamo? Siamo andati quel sacco di cose. No, quel sacco di merda spostiamo il schifo. Che è dai. Ok, abbiamo ripulito dalla merda che c'era qua, l'abbiamo chiuso da qualche parte. Sì, adesso gli sei dato. Nella base dei Topic Hunters. E adesso possiamo procedere con la puntata che io intendevo di più, perché è la puntata del mio cazzo di videogioco preferito, Metal Gear. Quindi una saga che va avanti da anni e che tutti abbiamo amato. Sempre bella. Quindi oggi facciamo la puntata a tema Metal Gear Solid. Che cosa faremo? Allora, faremo innanzitutto una razione militare, ovvero cosa c'è di più classico del fagiolo con la salsiccia, che noi serviremo all'interno della latta, come la mangia Snake. Esattamente. E poi faremo delle barrette energetiche simili al Calorimate, ma molto più toste. Vogliamo imitare il Calorimate, che mangia anche quello sempre. Esattamente. Snake. Come al solito si pone un problema: che cosa beviamo? Allora, per questa puntata abbiamo deciso di sacrificarci e di bere una roba il più simile possibile a una delle cose schifose che Snake incontra nel suo cammino. Esatto, non potendo avere sangue di animale o cose così. Abbiamo scelto una cosa che io e Nicola odiamo, che è il succo di pomodoro. Sarà difficile, però per c'è qualcuno a cui piace. Sì, in tutta Topic Hunter c'è una sola persona a cui piace il succo di pomodoro e quindi sarà lui a prepararcelo subito. Vieni, Bomber. Bomber? Dai, vieni qua, Bomber, Bomber che è il nostro anche cameraman. Guarda come gode farci questa roba. Perché a lui piace questa cosa. A me fa cagare mentre lui piace questo livello. Quindi è contentissimo. Andre, ma a sto punto andare dal macellaio e farci dare del sangue vero non era più facile. Sì, ma il sangue vero ci faceva venire le malattie al culo. Vabbè, ma succo di pomodoro è come bere. Dai, guarda, è come bere praticamente una strizzata di pomodoro, persi un barattolo di salsa. Siamo obbligati a farlo. Sì, siamo obbligati perché come Snake dobbiamo essere forti, come Big Boss dobbiamo passare in Grozny Grab senza mai tenere un secondo la morte. Ah! Che merda. E noi dobbiamo bere per tutta la puntata questa cosa. Sì, infatti. Prego. Bomber. Bomber, decidiamo le armi, sale, pepe, olio.
guarda come gode, guarda come gode, guarda come gode il bastardo. Con l'olio. Io non voglio. Neanche io voglio, ma dobbiamo. Io non voglio. Non fare il bambino, Nicola, eh? Bevi il succo di pomodoro che ti fa bene. Non mi pagano abbastanza per fare questa. No, non ti pagano, punto. Mi serve un cucchiaio, ma immagino, adesso per miscelare questa roba. Vabbè, cioè, ah, perché tra l'altro... è un professionista, eh? Ah. A parte mate, credo né io né te abbiamo mai bevuto forse adesso quello. Va bene, allora Metal Gear Solid. Grazie. Cosa non si fa per Snake? Che ha fatto l'olio? Sai che non è male? Fa schifo. Non è buono. Allora, Nicola, è il momento di dire cosa cazzo ci serve per fare le razioni. Partiamo con la razione militare. Abbiamo bisogno di due latte di facciola. Di facciola che... Salutiamo la pagina Facebook Amoli Facciola, perché ci ha dato l'aspirazione, soprattutto la più grande fan di facciola. Che è Barbara, dai, vieni qua, amore della mia vita. Vieni, dai, Barbara. Barbara delle Gears of War è una grandissima fan di facciola. La mia amata ragazza che doveva comparire nella puntata di Harry Potter, perché lei è una piccola Potter fag, ma... Amoli facciola. Dai, soprattutto quando... Soffrire davvero, esatto. Questi facciola. Brava. Ora levati dalle palle, via. Brava. Rilassati, okay. Il mio show. A parte le due latte di facciola abbiamo peperoncino, salsiccia, un dado della cipolla, un dito di vino rosso, sale e pepe e della salsa di pomodoro da non confondere col succo di pomodoro che tanto piace ad Andrea. Ok, partiamo. Scaldiamo allora un filo d'olio, anzi qualcosa anche di più di un filo d'olio di semi in una padella, soffriggiamo la cipollazza. Tra l'altro volevo salutare anche il nostro grande amico Yuri Zordan. Ciao Yuri! Con cui io faccio i gameplay di Metal Gear, quindi è un grande onore. Ci vogliamo bene, vogliamo anche bene a Boy of Time. Sì, salutiamo anche Boy of Time perché anche lui è un grande fan, anche Antonio Tollis, anche Roberto, tutti i Topic Hunter. Anche tutti quelli che ci conoscono, tutti voi, sempre dobbiamo ringraziarvi per il sostegno che ci date, per i mi piace, per le condivisioni, per le foto, quelle un po', Sì, siamo capiti. Sì, per le foto ricordatevi di condividerci anche le foto sempre. Esattamente. Che non ce le condivide mai nessuno. Esattamente, cioè non telefonate mai. Mai, mai, Nicola è sempre da solo in giro. Io non so mai con chi siete. Cosa fate? Con quale youtuber famoso andate? Con quale youtuber siete fuori? Venite un po' con noi. Non è possibile. Una volta leggermente soffritta la cipolla, mettiamo quel cucchiaio di salsa di pomodoro, che servirà più che altro per colorare la salsa, non è proprio... di gusto, diciamo. Sì, esatto, è più di colore. E una volta aggiunta la salsa di pomodoro, aggiungiamo il dado spezzettato. Il dado! Ah, domanda subito, veloce come sempre. Quale Metal Gear è il tuo preferito? E qua mi chiedi... È una scelta difficile. Per me è Metal Gear Solid. A me, esatto, tra il primo e Snake Eater, capisci, non è facile. No, io dico sempre che i Metal Gear hanno segnato sempre il miglior gioco della console in cui sono usciti. Quindi quello Metal Gear 1 è stato fare. Il migliore per PlayStation 1, Metal Gear 3 è stato il migliore per PlayStation 2 e il 4 forse uno dei migliori giochi per PlayStation 3. Non solo il migliore, ma un dei migliori. Una volta leggermente disciolto il dado, aggiungiamo il vino rosso, che dovrà fare sempre sughetto e aiuterà il facciola ad assorbire un sapore. Questa è una porzione per due razioni. Esattamente, sono due razioni di facciola. Ok, una volta fatto andare leggermente il vino, aggiungiamo i facciola. Noi teniamo la scatola, vedete? Perché vogliamo fare i figaccini. Sì. Mangiarli nella scatola. Mangiarli nella scatola. Come se non ve ne siete mai accorti, la razione non è altro che il sopra della scatola. Esattamente. Ok. Aggiunti tutti i facciola. Teniamo le nostre latte e gli diamo un giro.
aggiunti di facciola, aggiungiamo la salsiccia. Allora, adesso lascerete andare sul fuoco i facciola finché la salsiccia non sarà cotta, in sostanza. Quindi adesso, dopo un bel giro, noi chiudiamo e lasciamo andare finché la salsiccia non sarà cotta completamente. Intanto credo che Andrea stia mangiando del succo di fagioli sul fondo della... Io amo i facciola. Intanto che aspettiamo che i facciola si raffreddino tranquillamente, prepariamo le calorie mate. Per preparare le calorie mate che mani. Per preparare... Guarda, ma dai, ma che disastro. Per preparare le calorie mate ci serviranno dei Mars fatti a pezzettoni, del cioccolato fatto a pezzettoni, del burro fatto a pezzettoni, della codetta perché mette allegria, codetta, cioè dei questi grandi zuccherini, sprinkles, vai, perché mette l'allegria, e del riso soffiato che non mette allegria ma neanche che non mette allegria ma cioè che come al solito serviamo col nostro succo. Quello è quasi finito. A me piace un casino, scopri, ragazzi, mi ha aperto un mondo, Mave. Grazie, Mave. Wow, guarda, hai vinto una doppia dose. Va bene. Iniziamo sciogliendo a bagnomaria i Mars che abbiamo spezzettato. Devono essere molto 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 morbidi, mi raccomando. Quando il Mars inizierà a sciogliersi, aggiungiamo il burro, che aiuta a dare una cremosità. Ah, sei la mia puttanella adesso, Merit. Ah, ma Merit sarà qualcun altro. Succhiami il cazzo, Merit. Vai via. Abbiamo sciolto a bagnomaria il burro e il Mars, adesso andiamo ad unirlo ai... Uniamo. Uniamo ai, come si chiama? Porca troia. È un'altra roba stronza. Questo è davvero stronzo, eh? Questa è una calorie mate, qua. Madonna. Attento che magari ti può ascoltare. Ascolta un po' tanto, eh. Ascolta un po' tanto. Ok, intanto che Andrea allora si ciuccia quella roba lì che è un preludio al calorie mate, noi mescoliamo questo. Questo ti fa correre per settimane. Questa è energia. No, grazie. No, grazie. Ricordatevi che noi siamo gente che lavora con le mani, quindi quando sarà un po' più raffreddato si lavora con le mani. Che mani? Che mani? Perché comunque Snake si sporca le mani. Se le mette nel fango, mentre strisce, mentre se le pente, in mezzo ai capelli solotti. Ho sentito un po' di tutti. No, assolutamente no. Abbiamo raggiunto questa consistenza, la schiaffiamo qui. E adesso qua facciamo, come al solito, lavorare Andrea. Cosa devo fare, maestro Nicola? Allora, dato che faremo esattamente due barrettone di calorie mate, devi fare questa cosa, prendi un pezzo di cioccolato così e ce lo schiacci dentro. Porca vacca. Aspetta, non è finita. Poi con la carta la chiudi. La carta forma, la chiudi e darai la forma più possibile di una barretta. Comprimi, non avere paura. Tu credi che sei capace di farlo? Io confido in te, ti ho visto fare cose straordinarie, tipo aprire dei barattoli. Ecco. Questa sarà la forma che dovrai ottenere. E poi, zuccherini! Perché allegria! Perché più allegria ancora. Tu più zuccherini metti, più allegria c'è. Che bello. Ma lo sistemiamo un po' questo? Lo teniamo così stronzo? No, no, beh, adesso poi lo sistemiamo ancora. Perché lo zuccherino ce lo schiacciamo dentro. Deve essere un po' più stronzo. No, beh, certo, quello taglia quando sarà asciutto. Dato che ha la forma effettivamente di uno stronzone, noi dobbiamo ancora tagliarlo. Aspettiamo un attimino e lo tagliamo. Questa sarà la nostra calorie mate, in sostanza il nostro barrettone. Sti cazzi. Se la senti di fare la stessa cosa, intanto io questa adesso la metto in frigo. Ok. E deve riposare per un'oretta, anche due.
questo cosa facciamo? Lo mangiamo? Questo adesso? Si può mangiare o si può anche rimischiare. Va bene, mettiamolo da parte che io sennò mi vado in difficoltà. Va bene. Allora, io adesso ti sto preparando. Ci provo, ecco. Ragazzi, non vi prometto niente. Allora, ricordati come. Devo schiacciare tutto bene. Allora, adesso te lo appiattisco un pochino. Ok. Tanto dai, quello lo compatti poi con le mani. Ci metto dentro due pezzi di cioccolato. Sì. Così. Vai. E questo qua che mi piace. Un po' piccolino, esatto. Lo devo. Adesso lo giri e lo chiudi. A salamone. Schiaccia, fai vedere che sei un uomo. Sei un soldato. Ok, riapri. Adesso ricordati più o meno dove era il cioccolato e... Allegria, sprinkles, allegria, allora, codetta, gioia, voglia di volersi bene. E adesso taglio questo stronzo. No, fermo, ricomprimilo. Ah, ricomprimo, è vero. E così almeno gli sprinkles stanno bene all'interno. Ok. È notato che noi abbiamo solo cose con forme suggestive. Prima quella sì, bevanda a forma di pistolone. E adesso questa roba qui che effettivamente sembra un caccone, ma è buona. E questa sarà la tua calorie made. Qua sono stato bravissimo. Bravo, adesso la puoi mettere in frigo e dovrà riposare insieme all'altra. Ok. Ok, allora l'abbiamo impiattato, passateci il termine, all'interno della latta di fagioli perché faceva più grezzo. Ovviamente dovete aspettare che si raffreddi un attimino. C'è la fagiolazza con la salsicciona. Sì. Quindi la potete aprire come farebbe Snake, non come ho fatto io. Esatto, guarda, facendosi male tra l'altro. E quindi avrete la vostra razione militare, della salsiccia e fagioli. Che non devo di mangiare perché io amo questo genere di cose. Attento che canta. Questa la potete cuocere sul fuoco nelle notti a Grozny Grav col freddo e Voynich che vuole farvi il culo. Esattamente. Guardate che bei pezzettoni di salsicciona. Fa più o meno un calore del freddo. Esattamente. E quando sarete carenti di energia avrete la vostra meravigliosa calorie mate, che qua vedete ormai si è solidificata, con all'interno il cioccolato fondente. Io non ho il coraggio di mangiarla adesso, ma potete vedere qua in mezzo c'è questo strato di cioccolato fondente. Dopo che mangiate uno di questi, ne poi sono due, o vi viene un infarto o correte per 3 anni. Probabile. Quindi abbiamo il nostro sangue di serpente e questo succo di pomodoro che ormai piace solo a me a quanto pare. Quindi niente. Chiudere facendo il saluto di Bimbo.